Buon pomeriggio alla dottoressa Sonia Masini, buon pomeriggio, ex presidente della provincia di Reggio Emilia, a tutt'oggi membro del Partito Democratico? Sì, come semplice iscritta, diciamo. E adesso cosa fai? Disoccupata? No, disoccupata no, perché io non sto mai ferma e quindi ho delle attività mie e della famiglia e sto seguendo e quindi sono in attività, ma non più politica, diciamo così. Certo. Senta, dottoressa, lei fu un po' profetessa, se così si può dire, della penetrazione mafiosa in Emilia-Romagna in tempi non sospetti. Come fece ad avere questi segnali e come fece a decodificare prima di altri, o comunque a dirlo prima di altri, questi segnali che poi sono deflagrati? Guardi, in verità io non fui profetessa, nel senso che cercai sempre di ispirarmi alle informazioni che avevo dal lavoro dei magistrati, delle forze dell'ordine, delle forze dello Stato. E cercai di stare molto attenta sempre nella mia attività privata e amministrativa e politica a capire se vi fossero fenomeni di inquinamento della realtà che noi viviamo a Reggio Emilia. E per diverso tempo ci fu anche chi ci disse che il fenomeno esisteva ma veniva tenuto sotto controllo, che vi erano sì delle 'ndrine, dei gruppi familiari, ma che soprattutto agivano tra di loro, che la magistratura e le forze dell'ordine sapevano, c'erano stati anche processi con danni importanti, e quindi io pensavo, credo anche come molti altri, insomma, che il fenomeno fosse conosciuto e quindi abbastanza controllato. Non ne avevo l'evidenza, ne ho avuto in anni passati quando facevo il sindaco, insomma avevamo i soggiornanti obbligati, però insomma successivamente non ebbi mai, fino a 5-6 anni fa, contatti diretti con fenomeni che mi potessero suscitare sospetti. Però stavo piuttosto attenta e quindi cercavo anche di non avere contatti con figure che potevano avere in qualche modo delle relazioni con quel mondo della 'ndrangheta. Fu anche per questo motivo che io non mi recai a Cutro in campagna elettorale nel 2009, nonostante fossi invitata come diversi altri, e insomma cercai appunto di non avere questi contatti diretti. Devo dire che poi il lavoro più importante, noi lo iniziamo già nel mio primo mandato, dopo il 2004, facendo una serie di protocolli, di accordi con tutte le altre amministrazioni dello Stato, gli enti locali, per la legalità, contro il lavoro nero, perché questo era uno degli elementi che sapevamo poteva essere a maggiore rischio. Poi successivamente vi fu un'azione, fu istituita poi la DDA di Bologna e vi fu anche un'azione locale delle forze dell'ordine, della prefettura in particolare, attorno a una serie di casi, e furono emanate delle interdittive. E quindi insomma anche iniziarono, iniziarono i primi provvedimenti, e quindi lei... Iniziarono provvedimenti e iniziammo a capire che avevamo questo fenomeno in modo diffuso. Quindi io diedi vita a un lavoro molto molto corposo come provincia, insieme alla prefettura e insieme a alcune amministrazioni locali, chi più chi meno, diciamo, perché sindaci. Senta, lei non è andata a Cutro, questo viaggio a Cutro, lei sa, è stato poi attenzionato dalla procura e insomma ha suscitato parecchia perplessità. Perché da politico preveggente lei non ha ritenuto di andare? Ma guardi, più che per la processione in sé, perché le processioni sono discusse, si sa che molte di queste processioni sono segnali per le cosche mafiose o della 'ndrangheta e così via, e quindi, ma forse anche più che la processione in sé, a me non andava di andare a cercare voti
in un comune tutto sommato lontano da Reggio Emilia, perché io ero tutti i giorni a fare assemblee, incontri con i cittadini, e se i cittadini di origine cutrese avessero voluto ascoltarmi e incontrarmi avrebbero potuto farlo in quelle occasioni. Non capivo perché si dovesse andare laggiù. Mi sembrò un fatto strano, anche se era già accaduto in passato che amministratori locali si recassero in quel comune, ma mi dava l'idea proprio di andare a cercare contatti che magari non erano desiderati, ecco, perché più facilmente, se Cutro è la sede dei capi 'ndrangheta, come la magistratura rileva, se magari ci sono fenomeni insomma diffusi e così via, come ormai abbiamo appreso dalle indagini, e non capisco perché un amministratore che risiede in un altro territorio debba recarsi in quel luogo. Quindi diciamo, prego. No, dicevo che però io per questo fatto sono anche stata recentemente riproverata, ho partecipato ad un incontro promosso da alcuni, tra cui qualche esponente del PD, e sono stata rimproverata da un consigliere comunale di Reggio Emilia, che poi fu l'organizzatore del viaggio precedente, o tra gli organizzatori, e questo consigliere mi ha rimproverato, mi ha detto: ma tu hai dichiarato che non sei andata a Cutro, insomma, come se io avessi in qualche modo espresso discredito verso quella cittadina, verso la sua popolazione. A lei non andava bene di andare lì e di poter volontariamente o involontariamente chiedere i voti a dei boss, diciamola tutta. Ma sì, a qualcuno che comunque magari non conoscevo, o se li avessi conosciuti li avrei incontrati a Reggio Emilia e visti a Reggio Emilia, insomma, questo è il dato. Un cittadino di origine cutrese ha la possibilità di incontrare. Io non parlai con nessuno perché non mi fu poi chiesto nessun parere, ciascuno faceva la propria campagna elettorale, in quel periodo andavamo insomma per strade abbastanza separate, diciamo, pur essendo la stessa coalizione, a parte che non avevamo neanche la medesima coalizione, ma ognuno impostò una propria campagna, quindi io non seppi neppure che sarebbero andati alcuni amministratori. E quindi però quello le ho riferito di quell'episodio che mi è capitato recentemente, ma non per discolparmi, ma semplicemente per dirle che io sono stata chiamata recentemente in assemblea pubblica a rendere conto di un atteggiamento che ritengo molto corretto, e mi è stato detto che la processione verrà rinnovata nel 2016 e che io dovrei andare, ma quasi come un'intimazione, quasi, cioè io non ho vissuto bene quelle frasi che mi sono state rivolte in quest'ultima assemblea qualche settimana fa. Cioè sono stata praticamente rimproverata per le dichiarazioni che ho fatto, ma per il mio comportamento, ma io credo di aver agito in buona fede e con grande trasparenza, quindi non mi è piaciuto, ripeto, questo, perché c'è un clima per cui se si cerca di essere coerenti e di avere un comportamento trasparente anche a Reggio Emilia, si può essere in qualche modo rimproverati, aggrediti o forse anche intimiditi, ecco, se qualcuno si lasciasse intimidire. Io questo bisogna che lo dica, perché mi è capitato diverse volte, io sono andata anche ad incontri pubblici, ho trovato persone di origine cutrese che mi rimproveravano il fatto che io avessi chiesto loro, a chi naturalmente ha delle informazioni, di parlare e di denunciare, perché questo io ho fatto in tutti questi anni, oltre ad un lavoro anche concreto sugli appalti, insomma, ho cercato di costruire dei percorsi di trasparenza, però ho avuto delle reazioni molto strane, anche quasi intimidatorie, diciamo, e questo veramente non è il clima che io voglio a Reggio Emilia, non è quello a cui ero abituata. Non è che espressamente mi venga detto: tu non vuoi entrare in contatto, cioè non sono intimidazioni. Però lei ha detto, però è un clima per cui se io dichiaro: non sono andata a Cutro perché secondo me non si doveva andare, e spiego le mie ragioni molto onestamente, senza dietrologie, senza secondi fini, mi è stato chiesto questo al magistrato, io l'ho spiegato, mi è stato chiesto a qualche giornalista, l'ho spiegato perché non sono andata, e qualcuno mi ha rimproverato per le parole che io ho usato, dicendomi: tu allora vuoi criminalizzare Cutro e i cutresi, tu invece devi andare a Cutro, perché quindi
quindi è una situazione questa, un po' di disagio, diciamo, no? Perché c'è quasi, c'è una, un comportamento quasi di aggressione, di aggressione verbale, diciamo, comunque di condanna per quello che una persona ritiene di dover fare in coscienza, insomma. È quasi come se ci dovessimo difendere per non essere andati alla processione, questo mi sembra veramente un paradosso. Io adesso, guardi, non voglio fare collegamenti troppo forzati, perché non tocca a me. Certo. Io so, come ho sempre cercato di fare da amministratrice pubblica, ho sempre cercato di essere coerente e di seguire anche le indicazioni degli organismi dello Stato, perché è evidente che le procure, la magistratura in generale, le forze dell'ordine, i prefetti ne sanno più di noi. Quindi se rilanciano alcune affermazioni, se hanno alcuni percorsi di indagine e così via, io mi fido, ecco, perché non ho motivo di non credere a certe cose. Allora, loro hanno detto, a me ha detto un magistrato, mi ha detto, ma sai cosa vuol dire andare a quella processione, eccetera. Io non sono una studiosa del fenomeno. Cosa le ha detto il magistrato? Ci dica cosa le ha detto. Beh, dice che andare a questa processione, ma guardi, è venuto il procuratore nazionale anche. Sì, quello l'ho letto, questo l'ho letto anch'io, ma ci dica cosa, che indicazioni ha avuto, eccoci, dal magistrato. Mi disse, ma sa che cosa vuol dire andare dietro al Cristo in una processione? Naturalmente loro lo sanno meglio di me, quindi è evidente che se viene, di fronte a una frase del genere, se mi viene detta una cosa di questo tipo, io devo rifletterci, ecco. E quindi faccio collegamenti che magari prima non facevo in modo così diretto. Ma lui cosa le disse? Cosa vuol dire? Cosa esplicitò? Scusi. Non è che mi abbia spiegato per filo e per segno, però insomma, mi ha lasciato intendere che evidentemente ci sono delle situazioni di forte rischio, ecco, non è che poi, perché basta poi leggersi un po' di letteratura. Di forte rischio, per chi non sa, per chi non ha seguito e ci ascolta, di forte rischio che attraverso questa processione si omaggino i boss, questo è il rischio. Esattamente, comunque si incontrino persone che hanno comportamenti mafiosi e quindi che in qualche modo si possa entrare in contatto con un giro che non è almeno da me voluto. Senta, lei è diventata scomoda, dottoressa Masini. Ma guardi, io sono sempre stata scomoda, sa cosa le dico, perché vedo come funziona questo paese funziona per lobby, sistemi, filiere, e siccome si ha a volte il cervello che va per conto suo, che funziona per vedere cose e si parla e si dice ma questo può non andarmi bene e così via, certamente io posso essere scomoda per alcuni, ma penso di non essere scomoda per la maggioranza dei cittadini, perché ogni volta in cui mi sono candidata poi ho avuto anche molto consenso. Senta, un suo collega, il sindaco di Roche, sindaco di una città anch'essa con forte penetrazione ndranghetista e sindaco del Partito Democratico, ha detto a noi la 'Ndrangheta sposta voti, io quei voti non li voglio, nel senso che ovviamente spostano pacchetti di voti, il voto calabrese ndranghetista è molto organizzato e ovviamente un amministratore che vuole la trasparenza non voglio questo tipo di voti, è un po' quello che ha detto lei, no? È esattamente così, se io guardi, guai, non li ho mai cercati, né li avrei voluti, né li vorrei mai. Ecco, questo è il punto, perché io sono cresciuta in un'Emilia che avversava l'idea della mafia, non solo la mafia in sé, ma l'idea stessa della mafia. Certo, della cultura. Veramente con una cultura antitetica a quella mafiosa, ma devo dire che negli anni purtroppo le nostre difese si sono affievolite, mentre la cultura mafiosa si è allargata. Questo è il dato che io devo riscontrare, perché è cambiata l'Emilia Romagna. Oggi c'è stata questa bellissima
grandissima manifestazione, ci sono tante persone, migliaia e migliaia di persone, milioni, che non vogliono accettare logiche mafiose, però bisogna riconoscere che nel mondo delle imprese, nel mondo anche delle professioni e talvolta in me anche nel mondo della politica, gli anticorpi si sono notevolmente abbassati. E adesso è difficile vedere agire, è molto difficile, perché c'è una contiguità tra persone anche che sono sempre state stimate. Noi abbiamo avuto delle ditte che hanno avuto interdittive, che lavoravano per gli enti pubblici da anni, che si ritenevano ditte per bene. E poi abbiamo appreso invece delle indagini, delle intercettazioni, ed è stato veramente uno shock. Però vuol dire che c'è qualcosa di profondo che noi non siamo riusciti a cogliere, a vedere. Senta, che cosa sta succedendo al PD? Cosa sta succedendo? Il PD è un partito composito, ci sono molte persone, ci sono molti gruppi e ciascuno secondo me persegue dei propri interessi, non è ancora un partito compiuto, formato, certamente non è paragonabile ai partiti della Prima Repubblica, è un partito che ha soprattutto ora un leader che è un riferimento molto forte, sì, ma che non ha costruito le sue fondamenta, non le ha ancora costruite il Partito Democratico. Io ho creduto molto nell'incontro tra queste diverse culture popolari e ho creduto molto da prima nell'Ulivo e poi nel PD, sì, sì, in una sorta di rigenerazione del nostro paese, cosa della quale tutti avvertiamo un bisogno estremo, ma il Partito Democratico non è ancora tutto questo, non è purtroppo ancora un soggetto compiuto e quindi dentro, secondo me, si possono trovare dei comportamenti contraddittori. Cioè la zona grigia c'è poco da fare, giusto? Ma comunque ci sono delle ambiguità, non c'è dubbio, come per esempio, io abbiamo sempre detto, sugli avvisi di garanzia, sul rispetto per la magistratura, poi che ci sono i magistrati che esagerano, questo è stato, però ci siamo detti tante volte nelle riunioni, nei documenti che abbiamo scritto, bisogna rispettare la legalità, la magistratura faccia il proprio corso, eccetera, eccetera, e chi è indagato non deve essere candidato, oppure si deve dimettere, ancor più chi è condannato. E poi questo principio non viene accettato da tutti, non viene praticato, è una confusione incredibile, incredibile, ed è questo che allontana i cittadini dalla politica. Infatti, purtroppo, tutti i sondaggi dicono che la politica, i partiti, sì, al minimo, sono lontani dal sentire comune, al minimo storico. I cittadini onesti, che sono la stragrande maggioranza, non sanno più da che parte guardare, non capiscono più chi si trovano di fronte, se hanno di fronte un imprenditore che dice la verità oppure no, se hanno di fronte un politico che mantiene i propri impegni, perché a parole tutti sono innocenti, anche quelli colpiti da avvisi di garanzia, addirittura quelli condannati, nessuno parla e racconta le cose, è una realtà incredibile, una situazione tremenda. Quello che posso dire è che quando si dice la verità, cioè si dice quello che si vede, che si pensa, che i cittadini si vogliono sentir dire, molte volte si viene emarginati. Questo io lo so per esperienza diretta mia e di altre persone. È un clima di questo genere. Se non si è in una filiera, in un gruppo che aiuti, non si va da nessuna parte. Quindi si ha voglia di essere onesti, di fare le cose per bene, non è questo che in Italia viene riconosciuto, ma questo in tutti i settori, secondo me è uno dei mali dell'Italia. Io ho avuto un'esperienza a Bruxelles di alcuni anni, ma mi sembra che in Europa ci sia un'etica differente. Senta, è proprio diverso il clima. Per chiudere, il messaggio a Bonaccini e a Renzi, per chiudere, chiarezza, niente ambiguità, non strizziamo, il partito non deve mai strizzare anche solo indirettamente l'occhiolino alle cosche, giusto? Ma ci mancherebbe, ma non solo, le deve contrastare, deve collaborare con i magistrati, bisogna che noi abbiamo fiducia nella magistratura e collaborare al massimo affinché i colpevoli siano trovati, condannati e rimangano in carcere e scontino la pena fino in fondo, perché questo è l'altro tema, abbiamo persone condannate che sono fuori libere di fare affari ancora, ma è anche un sistema giudiziario da riformare, vabbè, tutte queste cose si sanno, sì, vabbè, non si cambia un granché, però ci vuole
un maggiore impegno, io vorrei anche vedere maggiore impegno, non solo una manifestazione, perché dalle manifestazioni tante volte vanno anche i mafiosi. Noi abbiamo promosso manifestazioni e abbiamo avuto il dubbio che alle nostre manifestazioni avessimo anche presenze che proprio non erano gradite. E quindi la manifestazione è importante come mobilitazione, certo. Ma quello che conta è che ogni giorno in tutti gli atti pubblici, e io penso anche in quelli privati, si sia coerenti e si rispetti la legalità. Questa è la nella praxis quotidiana della politica. È lì che si dimostra il messaggio chiaro. Bene la manifestazione, la testimonianza, ma poi c'è il day by day dell'amministratore che si confronta con la vita di tutti i giorni, e lì deve dimostrare da che parte sta. È esattamente così, e bisogna avere coraggio. L'altra cosa, sa cosa le dico? Che io non avrei mai pensato, perché c'è, non avrei mai pensato di dovere dimostrare a me stessa e agli altri di avere coraggio. Credo che questo sia un esercizio che ciascuno dovrebbe compiere ogni giorno, perché purtroppo si è diffusa la paura. Io ho sentito cittadini che mormorano qualcosa, ma dicono: ma sai, quelli sono pericolosi, bisogna stare a larga, perché insomma le indagini dimostrerebbero che questi siano armati fino ai denti, che abbiano dei depositi di armi anche corpose, cioè, quindi si diffonde un clima di paura, e siccome chiaro. Veramente noi non abbiamo più sentito questo clima dalla guerra, dal periodo della guerra, e oggi sentire che qualcuno può avere paura è una cosa che veramente mi fa anche più arrabbiare, certo. E quindi ci vuole coraggio nell'azione amministrativa, ma anche nella vita lavorativa, perché vede, non è solo la politica, ci sono tanti, tanti tecnici, professionisti, sono tante persone che possono capire i segnali e capire, penso alle banche, penso tantissimi possono avere contatti con la malavita anche senza volerlo. Allora tocca a loro vedere e certo, certo, certo. Dottoressa Masini, noi andiamo on air lunedì mattina, la ringraziamo di cuore per questo colloquio molto franco, le auguriamo un grosso in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Sonia Masini. Dunque, ecco un'ultima cosa, lei mi ha chiamato dottoressa, io ho frequentato l'università, ma non ho discusso la mia tesi. Perfetto. Quindi la ringrazio per il dottoressa, lo considero... Per mancanza di tempo. Di gentile. Bene, bene, alla signora Masini. Grazie signora, grazie.